Allora, sono partito nel 1958 a giugno per il barbiere al paese, in provincia di Rovigo, nel comune di Ariano Nelporesina. E poi nel 1966 siamo venuti a Torino. Mio papà, non avendo lavoro laggiù, è venuto a Torino e siamo trasferiti a Torino. Nel 1967 ho cominciato a lavorare in Corso Siracusa, dove sono tuttora. E nel 1973 ho incominciato a lavorare per conto mio, sempre in Corso Siracusa, partendo come dipendente. E oggi come oggi ne abbiamo i nostri 8 negozi, ci sono più di 60 dipendenti. Ti presento Marchele Lorenzo, che è mio figlio, il quale nel 2019 è stato eletto miglior barbiere d'Italia e a ottobre del 2022 è stato eletto a Londra miglior barbiere del mondo. E io ho un ruolo, diciamo così, del fondatore del Barber e cofondatore degli Artistic Team, e mi considero il presidente fondatore, diciamo, di questa piccola azienda. L'idea di partecipare a questo bando è venuta dalle ragazze che sono alle reception, che hanno fatto la domanda, e la Camera di Commercio ci ha onorato di questo premio. Io non lo sapevo di questa domanda. Ho reagito positivamente, ma molto sorpreso. Questo premio è stato molto, ma molto positivo. È una cosa sorprendente che mi ha dato un piacere enorme, per il semplice motivo che dopo tanti anni di lavoro, primo, non mi sarei mai aspettato una onorificenza di questo genere, e secondo, beh, è chiaro che la soddisfazione è stata enorme. Allora, quando ho ricevuto il premio al Teatro Alfieri, la soddisfazione più grande è stata anche quella che io, che faccio il barbiere, di trovarmi con degli imprenditori molto, ma molto grandi imprenditori di Torino, della provincia, eccetera. E quindi è stato un grande onore per me. Quando ho sentito il mio nome, prima di tutto mi è venuto un po' di batticuore, perché l'emozione è stata tantissima. E poi dopo, quando mi hanno fatto la foto con il premio in mano, la gioia è stata immensa, veramente. Penso di aver meritato questo premio, prima perché era la dedizione al lavoro, e quindi dopo 65 anni che faccio il barbiere è normale, penso, quasi normale. E poi per il progresso economico, perché partendo con un solo dipendente nel 1973, oggi ne abbiamo più di 60, quindi penso che sia anche meritato. Consiglierei di partecipare a questo premio a tutti al 2000%, non al 100%.